E se ti dite qua, che parla sui gruppi su 10, però Photo Finder o Let's Go Photo, come vi interessa. Nella scorsa puntata, delusione. Pensavo che il gioco sarebbe finito, ma wow, no, al dire il contrario. Abbiamo incontrato anche nuovi giocattoli, c'è una nuova sala da fare. Yay! E beh, io ho preso i punti cuori che servono per fare l'unica cosa che è apparsa di nuovo. Per qualche motivo la prossima categoria ha solo una sagoma. Poi che sagoma? Lettere in carica. No, neanche, scherzavo, solo. Quelle forse le faremo dopo, perché siccome non ho più voglia di stare qui a farmi dei soldi per cose così giganti del 200, io le prossime cose che farò sarà rifare questi. Ho visto che si possono rifare, quindi col cavolo. Questo coso qui, non ho neanche idea di cosa sia. A prima impressione sembra quasi la parte sotto di una chitarra. Però il sito da cui ho visto quali sagome ci saranno in futuro per vedere quali erano, dice che questa qua tecnicamente è una maschera. Ok. Oh, io provo a prendere questa. Continua, prendiamo un'altra. Questa sagoma qui, questa qua tonda, dai. Dovrebbe essere semplice un cerchio. Bene, ora fai stampa. Una sola. Ah. Giusto, quella di colore diverso, se non sbaglio, li fai in ordine diverso. Va bene, proviamo. Come ho già detto, a me sembra una chitarra. Il gioco non dovrebbe sapere che io so che quella è tecnicamente una maschera in qualche modo. Quindi io provo a fare la foto di una fottuta chitarra. Dato che tecnicamente ce l'ho. Vediamo. C'è neanche abbastanza luce e contrasto, raga. Sembra una zona fritta, non ce l'ho. Chitarra online. Vediamo che cavolo diventa adesso. Sono davvero curioso. Sono una maschera e quindi quello lì era un naso. Mettimi giù. Non ha senso. Ottimo lavoro, cibi un po'. Ora ti apro il portale di casa. Perché ogni volta, ma sbaglio, pian piano, ogni volta che andiamo avanti col gioco, il portale ci mette sempre di più a portarmi verso casa. Ho notato questa cosa. Adesso ci mette gli anni ogni volta. Cibirobo, bentornato. Ah, nuovo nostalgingillo. Ehi, un momento. Che succede? C'è troppa luce. Mi accecherete. Non ci vedo. La luce è troppo intensa. Presto, portatemi via in un luogo in ombra, non importa dove. Grande e grosso eppure. Che tipo strano. Bene. Toh. Non saprei nemmeno dire se lì è buio, amico. Lì credo ci sia più luce.
Vai a sta nuova categoria del cavolo. Sembra un nuovo Kiribu adesso. Ah, era un naso. Quel coso. Va bene. Cosa c'è, television? Non accade spesso che sia tu a chiamarmi. Un momento solo, signore, ho quasi finito. Fatto! Forse le sembra... sembrerà prematuro, ma... mi sono preso la libertà di preparare una bozza di fattura per il suo libro. Oh! E il totale di... Come? Così tanto? Oh, stia calmo, non si agiti. Con una simile somma. Ma, hai presente il bar Galassia qui dietro l'angolo? Potremmo comprarci un'intera shake, quello che è, con questa cifra. Cioè vuole comprarci una torta? Una semplice torta? Non ho mai avuto tanto denaro prima d'ora, quindi non so bene che farne. In che altri modi possiamo usarlo? Beh, innanzitutto, la cosa più importante sarebbe... pagare l'ipoteca sulla cassa. Oh, a questo gioco piace tanto parlare di cose che i bambini non capiranno mai. È vero, bisogna pagare le bollette, che sia qualcosa di altri paesi o cose da adulti. Me ne ero del tutto dimenticato. Uff. Bene, bel momento di storia che non serve a un fico secco. Un cerchio. La prima volta, che è stata anche la prima cosa che ho fotografato, anche se era al buio, totalmente al buio, era lo stick di Nintendo 64, che in realtà come idea mi è piaciuta. Era assai stupida. Potrei fare qualcosa di simile. Il mio successore. Ma sì. Un po' impolverato meglio. Beh, allora facciamolo intanto. Dovremmo comunque fare qualche incarico per prendere quei stupidi cose. Intanto abbiamo la vendetta contro quello strano essere pulcioso. Cacca. Tanto ho visto come funzionano le speedrun. Le speedrun di questo gioco funzionano che fai il 100% questo cerchio e poi fai 300 foto dello stesso cerchio. Il suo successore, raga. Nero, però non so quanto lo accetti. Ma da, ok, va bene, però qua stiamo esagerando a me. Sì, ok, ho capito. Il cerchio però c'è. Non lo prendo. Ho un'idea migliore. Invece che fare lo speaker, che non lo prenderà mai perché è nero su nero. Ma dai, è un pulsante verde su uno sfondo nero. Oh, è anche venuta bene questa, quindi per una volta devi farci i complimenti. Oh. Ship, che odio. Ecco qua. Beh, interessante comunque. È solo un pulsante ama. Più carino da dove è uscito Cibiroba. Bene. Potrei andare a vedere effettivamente nel negozio se è sbloccato qualcosa di nuovo, perché tecnicamente ho fatto tutti i filtri finora. No, in realtà no. Ci sono alcuni che mi sono impossibili da fare.
Cibiro, ben tornato. Ah, un onso gingillo. Oh, ma io potrei provare a fare una foto a cavolo e vedere se me lo prende comunque? Con questo gioco se ci può fare anche questo. Però attivalo, grazie. Bene, altri te. Ecco però perché è consigliato fare il 100% col cerchio. Se fai il 100% dopo non dovrei pensare alle percentuali. E ora incarichi. Yay. Sa che mi ci devo fare un'altra puntata con questo gioco. Ah, dimmi che è finita dopo questa però. Abbiamo anche cerca bene in frigo che l'odio. Moppy, proviamo di nuovo la tua stupida missione. Vuoi fare un'altra gara? Sì, non sono riuscito a farla per niente l'ultima volta. Non ricordo neanche già più come funziona. Era solo questione di frenare, vero? Ah, ti stavo aspettando, Moppy. Hai ancora un bel po' da lavorare sulla tua abilità al volante, Moppy. Voglio una gara che scotta oggi. Assapora. Assaporo già vittoria, Mop. Ok, in pista. Parti e freni. Avere una partenza decente cosa serve? Ok, l'ho fatto davvero esagerato. Hai perso. Non ricordavo quanto cavolo era. È tutto qui quello che sai fare? Cibira bomb up. Fosse davvero la gara la parte bella di questo minigioco. C'era ok, vicino? Va bene. Successo pressoché la stessa identica cosa l'altra volta, vero? Ah, zero punti cuore proprio. Se lo stessi facendo off camera, sapete quante volte avrei resettato questa stupida missione? Chi me lo fa fare? Davvero, tu potevi benissimo non esistere in questo gioco, me. Tutto sbagliato dalla tua personalità. Sì. Cibirobo! Il museo ha avuto un totale di 15.000 visitatori, perché sarà adesso? Congratulazioni, capo! Ci sarà una storia per ogni elemento preso adesso. Grazie, Cibirobo. Voglio farti un regalo. Ah, grazie. Ti prego di accettarlo in segno della mia gratitudine. Continuiamo a darci da fare per realizzare il nostro sogno. Quanto sembra randomica sta cosa. Pensavo era tutto scrittato in questo gioco, ma ok. Il totale dei tuoi watt massimi è aumentato, capo. Bene, peccato che le altre missioni non servono a niente. Cerca bene in frigo, ti prego, non fatemi una richiesta assurda di qualche ricetta degli antichi romani. Salta sta cavolo.
Tu stavamo aspettando, Cibirobo. Ah, beh, come vorrei essere in Germania? Non conosco nessun cavolo di piatto germanico, quindi. Stai di nuovo facendo discorsi strani? Mi si esce così romantico qui? Boh, non pensavo di prendere e partire così, ma possiamo visitare la Germania con i sapori. Ados, potresti portarci tre ingredienti della cucina tedesca? Spero che non sia troppo difficile, Cibirobo. Le difficoltà timprano il Klagenow? Sì, là che ti piace, va bene, ciao. Non conosco nessuno stupido ingrediente germanico, quello che cavolo è. Carne non credo, mela sto cavolo, arancia no, lattuga no, mozzarella? Quel formaggio potrebbe esserlo, vediamo cosa c'è di sopra, magari sono tutti sopra. Queste persone, se non sbaglio, lo sono, è una loro creazione, è vero? Non guadagnerò un cacchio, però. Se faccio bene la missione in giardino, se non sbaglio, sono 50 punti, quindi almeno due cose riuscirò a prenderli. Oh, ti stavo aspettando, amore mio. Buon, vediamoci che delizia ci hai portato oggi. Era ovvio quello, ma dimmi quanti ne ho azzeccati almeno. Problema. Di questi ingredienti ne possiamo accettare solo uno. Non so neanche quale sia, o il formaggio o le salsicce. Se anche solo un ingrediente di quello sbagliato, non possiamo creare il piatto, cioè è terribile. E io che nutrivo grandi speranze in te, Shibiro. Te parli tanto, ma non fai un cacchio. Salta anche sta parte, men. Da davvero solo 0 punti cuore per un ingrediente? Queste missioni dovrebbero essere fatte in modo che sono ratate a seconda di quanto fai bene le cose. Più punti di danno, quindi se ho fatto una cosa giusta almeno dammi, che ne so, 3. Queste missioni che vanno alla cacchio di cane, che si aspettano che un bambino dovrebbe sapere queste cose. Chi è sta? Mercoledì di roba. Bene, vai alla missione decente ora, l'ho tenuta per ultima. Lavoretti in giardino, sì, come stai? Ci provo, sono sempre a loro. Getta in carico, avevo già preso la coppa d'oro di questo qua. E si tratta di tempo. Come prima cosa, Cibirobo? Posso chiederti come stai oggi? Va tutto liscio? Lo chiedi ogni cavolo di volta. E ripeto, quanto inquietante che quell'occhio continua a guardarci, piuttosto che guardare Cibirobo. Oh, che notizia! Oggi quelle brutte peste sono più tremende del solito, mi spaventano. Ma sono riuscito a tenerle a bada. È per questo che ti ho chiamato. Sconfiggere tutti. Grazie. Sì, come vuoi, man. Almeno il tuo coso non va del tutto a culo? Certo, anche loro ci devono entrare dentro a queste buche del cavolo. Entri. No.
Questa cosa è odiosa. Hitbox, per favore. Due rimanenti, siete rimasti solo voi. Chi sarà il primo a crepare? Vedete la stanza però. Ok. Dai, entra anche dentro un buco e non mi andare contro. Dai! A questo punto è già ripieno di buchi la zona, fai quello che devi fare, meglio. No, grazie. Se non sbaglio farlo prima dei 30 secondi era almeno una coppa d'argento, giusto? Cibirobo, ce l'hai fatta! Hai sconfitto tutti gli smogli. Eccezionale, Cibirobo. Hai ottenuto... Oh, grazie. È argento, va benissimo. Due cose le posso acquistare, grazie. Ora devo trovare tre due cose circolari. Solo se ne sta già andando a quel paese. Vediamo. Cibirobo, bentornato. Va bene, spostiamo tutto. Andiamo contro la community Nintendo. E usiamo sto bel controller qua, che almeno ha dei pulsanti che si distinguono l'un l'altro in quanto colori. Intanto dobbiamo comunque acquistiamo sti cavolo di cose. A proposito, vediamo. La maschera è rimasta sempre l'ultima cosa. Davvero? Ok. Immagino quindi siano precisi. Se fai tutti i cosi, ottieni. Occupi tutta la fabbrica, però non posso farne alcuni, quindi sto cavolo. Va bene. A questo punto mi sono rotto le scatole. Non c'è altro di nuovo da comprare. E vai. Fai tutto. Menone. Non dovrebbe essere difficile distinguere un cerchio quando lo vede. Vai. Bianco su rosso funziona. Bene, sembra una caramella gommosa adesso. Attimo, Cibirobo, ti apro proprio di casa. Ah sì, a proposito, non mi ero accorto prima, ma questo effettivamente ci mette tanto poco. Ok, infatti, vedo sto... Se acquisto qualcosa che era inizio della lista, ci mette poco ad andare verso casa. Quindi è così che funziona. Perché l'hanno programmato in questo modo se non è per la storia? Boh. Au, sveglia. Brutto sapere.
sapere che però non potrò farlo, vero? Non potrò vincere adesso. Se effettivamente trovo una delle cose che ho, potrei effettivamente riuscire a farli tutti adesso. Il cerchio è semplice, ma ce n'è uno di questi due. Aspetta, ho 20 punti cuore. Pensavo di non averne abbastanza. Fia, vai a comprare subito quel coso. Toh, da. Oh, grazie. Non inizio le danze. Quanto sembra fatto da questo conto. Benone. Vai con i prossimi due cerchi. Sto prossimo. Se proprio non funziona farò di nuovo il controllo del Xbox 360, ma vediamo se ci riesco perché non è molto contrastante in quanto colori. Bisogno, ne ho precisi giusti per finire. Non voglio uno star flop del cavolo. Che bello finire con tanti bei spille. Entra in quel portale e basta. Bentornato. Voilà. Direi che tra quelli minuti è peggio. Fa così, esce. In un modo o nell'altro sono tutti cerchi quelli che metterò qua. Anche se l'altro era un po' più di valore. Ora, non facciamo gli stupidi. Salva. Ricarica completata, fatto tutto. Sì, dammelo. Grazie. Dati salvati. Ultima cosa, dimmi che è effettivamente l'ultima, non arrivate fino a 10 col cavolo di coso. E il prossimo. Ho provato a fare lo stick normale, proviamo con lo giallo. Non vuole, allora concludiamo con non in bellezza. È pur sempre un buon simbolo. Per una spilla. A malapena, man. Sì, torna al suo stupido passato. Ho salvato, se mi dai uno star flop, resetto, man. Yay, questa sarà davvero l'ultima cosa che scatteremo. Ciao. Do
Ma sì, ma certo, Telly. Fottiti. Mi dai adesso problemi? Devo stare qui mezz'ora perché non vuoi farlo? Per il finale? Cosa? Da quando salvi mentre fai anche questo? Oh, ma dai, stronzo! Come faccio adesso? Effettivamente ho il mio Game Boy Advance, posso sempre fare quello. Qualcosa che posso scattare sul momento. Non è niente diverso da quello che avevo già fatto, però... Sto cavolo. Vai, vai, vai! Non trasformare uno star flop! O fuck off! Questo non è neanche un fasullo, dai! Sarà riciclata la foto. Finisci ora. Grazie. Cipirovo, bentornato. Hai un nuovo sigillo? Non è nuovo, sai, però fai finta che lo sia. Fine. Fammi vedere quei crediti del cacchio ora. Cipirobo! Con lo sigillo appena aggiunto, abbiamo riempito tutte le sale mostre. Congratulazioni, capo! Il che significa che il nostro museo di Nostra Gigilli è ora completato. Ne sono entusiasta. Anch'io, Television. Cibino, ti sono davvero grato. Adesso sono persino un autore rinomato ed è tutto merito tuo. Questo museo è la prova concreta del tuo duro lavoro. Grazie. Come assistente robot posso dire onestamente di non essere mai stato così felice. Mi viene voglia di mettere la suoneria al massimo e ballare di gioia. Oh, chi sarà mai stavolta? Pronto? Chi parla? Sì. Cosa? Io... per me sarebbe un onore. Senza denti. Sì. D'accordo. La ricontatterò quando sarà tutto pronto. Incredibile, Cibino. Sì, ottime notizie, signore. Senti questa, il nostro museo di Nostra Gingilli ha vinto il premio di miglior contributo alla cultura di quest'anno. Che bella, bella notizia, signore. Il comitato dei giudici ci spedirà un certificato e una medaglia commemorativa. Incredibile! E non è finita qui, Cibino. Abbiamo ricevuto un incarico importante.
La medaglia ha bisogno di un design più moderno. E vogliono che siamo noi a disegnare la nuova medaglia. Sì! In poche parole, questa medaglia verrà creata a partire da un osso gingillo, capo. Oh! Quando si riceve un premio, di solito c'è anche una somma in denaro, no? Ma la persona che ha telefonato non ha detto nulla a riguardo. Beh, non importa. Devo contattare subito la società e chiedere loro di inviarci la pellicola di sagome. Quando la riceveremo potremo iniziare. Eccola arrivata. Con questa pellicola puoi creare un nuovo nostalgigillo da usare per medaglia e del premio di miglior contributo alla cultura. Si tratta di una pellicola preziosa, punto su di te Cibino. Quindi se consumo tutto, nel frattempo mi eserciterò per la conferenza stampa. E io vi aspetterò qui, signore. A dopo, signore. Salva. Ricarica completata. Hai recuperato tutti i Watt, capo. Vuoi salvare il tuo progresso di gioco? Sì. Datti salvati, capo. Continua così, capo. Vediamo. È un cerchio. L'abbiamo fatto finora. L'abbiamo fatto finora. Perfetto, raga. Anche il gioco sapeva che era il metodo migliore per finire sto stupido gioco. Va bene, allora. Facciamolo commemorativo. Questo è ciò che ha iniziato tutto. E mi farebbe piacere se togliesse sta stupida. È bloccato, perfetto. Vabbè, no. Cavo è bloccato da Mr. Gamepad. Stupendo. Oh, per la miseria. Stacca con il cavo del game. Fotti. Abbiamo iniziato con questo e finiremo con questo. Stavolta con un po' più di luce. Vorrei rifarla. Questo è anche... Oh, il gioco l'ha anche capito che è venuta meglio delle altre. Hai raggiunto almeno 60% di precisione, vuoi tornare al passato? Sì. Ok, scusate, non ho medaglie, non ho mai vinto niente. Va bene. Ottimo lavoro, Cibirobo. Ora ti apro il portale di casa. Questa è la bellissima medaglia. Oh,
Abbiamo fatto solo cerchi in sto cacchio di episodio. Cipi Robo, bentornato. Hai con te la medaglia. Salvataggio. Ce l'hai fatto, Cibino. Che medaglia stupenda, vero? La commissione di giudici ne sarà entusiasta. Congratulazioni, capo. Bene, adesso presentiamo questo nostro gingillo al vaglio della commissione. Stupendo! Quanta storia c'è ancora? Alcuni giorni dopo. Salve, come va? Oggi qui a Telespazzacultura abbiamo una diretta speciale. Abbiamo saputo che il signor direttore ha vinto un premio super speciale. Vogliamo sapere tutto in proposito. E poi possiamo tornare a parlare di me. Allora, signor direttore, come si sente ad aver vinto questo premio? Mille foglie. Cioè, volevo dire, mille foglie alla crema. Oh, wow. Ok. Sono certa che si tratti di un premio super speciale. Vuole dedicarlo a qualcuno in particolare? Torta al cioccolato. No, volevo dire mille foglie alla crema. Bene, se i nostri gigili fossero piatti di pasta, quali sarebbero? Piatti di pasta? Beh, a pensarci bene, le foglie alla crema potrebbero sembrare un piatto di pasta, forse. Cioè, quello che voglio dire è che, secondo alcuni studi psicologici dei nostri gingilli, vedere una somiglianza con i piatti di pasta rivela... Oh, non ho premuto io. Lasagne, giusto? Lasagne? Di sicuro non tortellini. Ma di che cacchio stiamo parlando? Tortellini? No, direi di no. I maccheroni poi sono completamente diversi. Maccheroni? Sì, sono assolutamente d'accordo. Lasagne? Proprio così. Non capisco. Signor direttore? Ah già, dobbiamo intervistare anche il nostro Cipi Robo. Piccolo Cipi Robo. Ha lavorato come un matto? Ad ogni modo, mi chiedevo... Anche il nostro Cipi Robo è un nostro gingillo? Tecnicamente c'è uno stringido che è un Cipi Robo, però no. Non ci credo. Oh, davvero? Mi piacerebbe tanto diventare uno stringillo. Diventare uno stringillo? Lag anche. Finita con questo finale schifoso. Bene. In questo caso... chiunque non può diventare uno stringillo. Signore direttore, per le persone del futuro, tutto quello che si trova nel presente potrebbe diventare uno stringillo. Le mille foglie, la torta al cioccolato, le lasagne, i tortellini, i maccheroni, anche le mille foglie alla crema. Per non parlare di tutto coloro che si trova in questa stanza. Dimenticatevi della logica.
Nel futuro, quando qualcuno scatterà una foto, potrà trasformare qualsiasi cosa in uno stralcingillo. Cari telespettatori, potete trasformare il nostro gingillo qualunque cosa vogliate. Cose divertenti, cose eccezionali, cose che vi irritano il passato, cose che vi rendono felici. Mi rivolgo a tutti voi. Usate i nostri gingilli per immortalare le vostre emozioni. Quelle emozioni che ci rendono quelli che siamo. E poi condividete con gli altri. Date valore ai nostri gingilli. Bene, signor direttore, può riassumere il messaggio di oggi? In una posa? Ah, i nostri gingilli! Che meraviglia. Addio, Skip. Bene, non ho voglia neanche di vedere più sta stupida fotocamera in azione. Grazie! Il finale meno soddisfacente di qualunque gioco mai portato finora. Man, che odio. Sorry, ma non ho mai odiato non ho mai voluto così finire un gioco in vita mia. Grazie, non abbiamo finito con la serie però. Abbiamo ancora un gioco che forse è meno fastidioso perché è un platform. Quindi di sicuro si può calcolare di più, anche se non è più un cibirop. L'avevo detto, i cibirop belli erano finiti con l'ultimo gioco. Ma ok, quindi che dire. Spero che questa serie vi sia piaciuta, credo anche di no. E arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.